Voglio testare la tua conoscenza sui compleanni di Bambola Star attraverso un quiz.2 ore. Mamma mia, ma cosa avete guardato? Cigno Interviste, si ritorna qua con Gian Media TV e sono molto contento perché davvero per me è un grande piacere, c'è cioè un piccolo sogno che si realizza e tra poco vi racconto come mai. Intanto do il benvenuto a una scintillante e bellissima Katiuscia Close. Ciao Katiuscia! Buonasera Marco, ciao, come Ciao! stai? Bene, bene, bene. Ti dicevo poco fa, prima di cominciare la registrazione, che sei proprio bella, complimenti! Grazie. Ascolta, ma dove ti trovi in questo momento? Dove sei? Ora mi trovo a Pisa, sono residente a Pisa. A Ok, quindi a casa tua. Ok, casa mia, sì. come si vive in Toscana? Come ti trovi? Benissimo, guarda, da morire proprio. È la regione giusta. Mi piace, c'è l'aria del mare, del caldo, c'è l'aria fresca, mi piace tantissimo. Io devo dirlo in maniera molto molto onesta. Allora, non ci sono Giusy Ferreri e Baby K che tengano. La vera regina di quest'estate 2020, un'estate italiana molto particolare, molto complicata, diciamolo, sei tu. Sei la vera regina dell'estate. Ma davvero? Ma certo, ma è assolutamente così, ne sono convinto. E io sono spaventatissima, guarda, ma mi piace tantissimo. Ma infatti volevo chiederti, cioè, tu hai regalato a noi tantissima leggerezza, no? Perché alla fine i tuoi video che sono stati per i pescati, sono video datati, insomma, di tanti anni fa, ci hanno regalato veramente tanta leggerezza, dei momenti di divertimento. Però, tu come l'hai vissuta? Cioè, tu ti senti in soggezione? Ti fa paura questa ondata di popolarità che è arrivata all'improvviso oppure ti fa piacere? Allora, hai detto la parola giusta, arrivata proprio da improvviso. Non me l'aspettavo proprio perché, diciamo così, la gente essendo a casa e essendo chiusi, cercando qualcosa da fare, da guardare, da ridere, da sorridere, e niente, hanno trovato questi video, hanno buttato su TikTok e ha esploso così che non mi sono accorta io, eh? Me l'hanno detto dopo. Non ci pensavo nemmeno, Cioè, eh? tu non te ne eri nemmeno accorta. No, per niente. E Io perché penso accade che adesso? io sono stata l'ultima a vedere. No, non ci posso Davvero. credere, no. Davvero, guarda, mi sono cominciata a spaventare perché cominciava a arrivare dei messaggi su Instagram, su Facebook, la gente che mi chiedeva le richieste, ma tanta gente con delle parole carine, che allora dico, ah, sentiamo cos'è. Quando hanno cominciato a inviarmi dei video, la gente che imitava la mia voce, ho detto: ma cosa sta succedendo? Questa cosa è bellissima, davvero. Tu inconsapevole. All'inizio pensavo cos'è, qualcuno sta scherzando, così. Ma poi ho visto che non era uno, ma era migliaia di persone. Allora ho detto: allora è qualcosa più in là. Eh sì, eh sì, eh sì. Sì, perché è diventato veramente un fenomeno virale, no? Da TikTok, poi è arrivato anche sugli altri social. Ma come mai, secondo te, le tue interviste, tra l'altro, come abbiamo detto, risalenti a un bel po' di anni fa, hanno entusiasmato così tanto il pubblico? Cioè, che cos'è che ha colpito di quelle interviste? Secondo me il mio accento e Sì. anche il parlare malissimo italiano, un po' mescolato italiano con portoghese, ho fatto un po' un misto così, ma sono io così, eh? E non lo so, la gente si è un po' affezionata a questo accento un po' mescolato, cose che non si capisce nulla, Ok. ma poi si capisce. No, anche perché voglio dire, non è che tu sia stata presa in giro, tutt'altro, cioè è come se tu fossi diventata l'amica di tutti in realtà. Guarda, io sono così. Allora posso dire che la gente che mi ha visto lì, la Catuccia qui, è la solita. E come parlo, come la gente mi capisce, cosa parlo, è sempre così. Non c'è nulla di programmato, sono io così.
Allora, noi l'abbiamo detto, tutto questo è avvenuto grazie a Bambola Star. Cioè, Bambola Star aveva organizzato delle feste di compleanno in Versilia e tu andavi a intervistare le ospiti e gli ospiti, insomma, di queste serate. Ok? È tutto giusto fin qua? Più o meno sì, diciamo così, perché io sono arrivata da Brasile, ma io vengo già da una famiglia circense, da circo, ah, e io praticamente già partecipavo di tanti programmi di televisione in Brasile, no? Con i playback e tante altre cose. Facevo anche intervista, stavo alla porta del circo, vendevo caramella da pagliaccia, então, è già una cosa di famiglia. Però, arrivando in Italia, ho avuto il piacere di conoscere Bambola. E proprio, diciamo così, che una settimana prima del suo primo compleanno, no? Hanno parlato di me per lei e lei ha fatto l'amicizia con me e ha detto così: ma te non potresti intervistare la mia festa? Io ho detto: guarda, se ti fidi, come parlo, perché... Certo. No, ma non c'è problema, te prova così, italiano, poi se esce portoghese, vedrai, la gente capisce, sei simpatica, se mi fa questo piacere, va bene. È partito tutto così. Beh, comunque, con Bambola Star, io so che tu ci sei ancora in contatto, perché l'altro giorno hai fatto una diretta Instagram con lei. Sì, sì, poi siamo diventate amiche, è una persona meravigliosa, una persona proprio da frequentarsi proprio. Peccato che ora lei è lontana, è a Reggio Emilia, io sono a Pisa. Okay. Però ogni tanto su web, no? Su messaggio, parliamo spesso. Come l'ha presa questa cosa che tu sei diventata così celebre e così famosa con il tuo tormentone? Ah, guarda, mi potresti spiegare te perché io non lo so ancora. Ma dico, lei è gelosa, Bambola, è gelosa di questa cosa pure con te? No, per niente. A lei fa piacere perché prima è un'amica, poi lei, diciamo così, vai meglio per me, no? Mi dai tanti di consigli, no? Ma perché te non fai così, perché non prova di qui e di là? Ma guarda che tutto quello che sta succedendo non me l'aspettavo proprio. Invece sta succedendo e io sono dentro. A me mi piace fare ridere o sorridere, per me è uguale. E questo devo dire che ce n'è anche tanto bisogno, no? Quindi soprattutto quest'anno. Sicuramente, la gente è un pochino stanca di sentire le cose brutte, la gente vai sorridere, vai stare bene. È vero. E a proposito di stare bene, se volete vedere Katiuscia da vicino lo potete fare, Covid permettendo. Il 2 settembre sarai al Paciuli di Milano, il 25 settembre sarai invece al Baraonda, sempre a Milano. Tu anche in passato, insomma, già lavoravi nel mondo della notte, nel mondo dei locali. Cos'è che ti piace della notte e cosa invece ti dà fastidio della notte? Allora, della notte mi piace l'allegria. L'allegria della notte, la musica, la gente che ti sta, è un momento che possano stare un pochino più vicino perché in settimana ognuno ha il suo da fare. Quello che non mi piace della notte, a volte perché può succedere che qualcuno esagera un pochino, no? E fai un divertimento, un qualcosa non tanto allegre. Questo è un po' il piacere della notte perché non parlo... Penso che in tutti i locali o in tutti i posti dove ci sono qualcosa che succede di bello la notte, c'è sempre qualcuno che esagera un pochino e magari trasforma quell'allegria in qualcosa non tanto bella. Perché nella notte si trova di tutto. È importante stare attenta e stare vicino a delle persone che ti trasmettono le cose buone, perché ci sono il buono e non buono. Come in tutto, è vero. Tu sei conosciuta adesso per quello che è successo, però in realtà da quanti anni è che sei in Italia? Allora, in Italia praticamente ora sono da 12 anni. 12 anni, però tu sei originaria del Brasile, corretto? Sì, corretto. Com'è che è stata la tua infanzia in Brasile? Com'è che hai vissuto? Infatti, come ti ho detto prima, la mia infanzia in Brasile... Sono sempre stata un po' troppo vicina a mio papà, che lavorava dentro il circo, e l'accompagnavo, e praticamente mi metteva a lavorare insieme. All'inizio stava alla porta, poi ho cominciato a fare delle spettacoli dentro il circo, ho cominciato a viaggiare. Quindi, insomma, hai sempre vissuto a contatto con il mondo dell'arte e della creatività? Sì, dell'arte praticamente nel circo, dell'arte nella scuola,
no? Dell'arte con gli amici, qualunque cosa che inventavano, c'era sempre io nel mezzo per scherzare, o per fare un teatro, o per fare un playback male fatto, ma usciva uguale. E era sempre un divertimento, la mia vita è sempre stata così. Che bello, quindi un'infanzia creativa, un'infanzia divertente. Immagino che però poi crescendo, diventando grande, tu abbia preso consapevolezza della tua identità di genere, no? Certo. Esatto, credo sia stato un passaggio fondamentale ovviamente nella tua vita. Quel momento lì è stato complicato oppure il tuo essere così positiva ti ha aiutato ad affrontarlo in maniera più semplice? Allora, no, complicato no, perché ho avuto una famiglia, che posso dire, intelligente, ho avuto una famiglia consapevole di quello che stava succedendo, di quello che era, una famiglia che era in contatto con delle altre persone già prima di me, e loro sapevano già la strada giusta che io stavo andando, però, cioè, però, che io dovevo fare una cosa, realizzare un sogno per arrivare al punto di definire tutto, e sono riuscita a fare, perché c'era una cosina e allora l'ho fatta, sono riuscita a fare la resignazione e ora sto bene. Oh, bene. E la tua famiglia è stata di grande aiuto e supporto? Sì, sì, sempre, sempre. Ma secondo te è qualcosa che riguarda, diciamo, la società brasiliana in generale, oppure sei stata tu fortunata ad avere una famiglia con, come dire, una mentalità così aperta? Io penso sono stata fortunata di avere una famiglia con la mentalità aperta, perché sappiamo che, non parlo solo in Brasile, ma penso che in tutto il mondo la gente, diciamo così, rispetta, ma tanti ancora non accetta, e devono aprire ancora la mentalità, anche se oggi come oggi in 2020 c'è già tante porte aperte, oggi fanno vedere in televisione, oggi fanno vedere alla radio, oggi fanno vedere dappertutto. A mio tempo no, doveva essere tutto dietro una porta. Visto che mi sembri, come dire, arrivata a un punto della vita in cui sei piuttosto in pace con te stessa, no? E vivi, vivi ciò che sei in una maniera serena. Mi verrebbe da chiederti se ti va di dire qualcosa magari a un ragazzo o una ragazza che in questo momento sta per affrontare una transizione di genere e che magari ha alle spalle una famiglia che lo giudica o la giudica e che non condivide ciò che sta facendo. Allora, il consiglio che io gli do è che non deve avere paura, perché la vita è unica, capito? La vita è unica, non deve avere paura, deve affrontare, perché dobbiamo essere felici, perché la vita è una sola. Perché poi se la gente ti rispetta è già tanta cosa, nessuno è obbligato a accettare, però è importante che te ti accetti e che te sia felice, perché la vita è tua. E te deve essere felice, lo merita essere felice. Te deve fare quello che vuoi e non quello che la gente vuoi che faccia. La vita è unica. E per essere felice, te deve fare quello che vuoi, quello che si sente di fare, quello che si sente di essere. Se poi la mamma e papà magari non accettano e non ti vogliono più parlare per un po' di tempo, rispetta anche loro. Però sia felice, vai avanti, deve affrontare. Questo è un messaggio bellissimo che tu hai dato, l'hai dato con il sorriso e secondo me è fondamentale. Tra l'altro posso dirti una cosa, anzi prima ti chiedo un'altra cosa, e chi meglio di te può rispondere a una domanda del genere? Negli ultimi mesi si è parlato molto della legge contro l'omotransfobia. Secondo te, in Italia perlomeno, secondo te siamo arrivati ad un punto positivo in cui possiamo stare più tranquilli oppure nel nostro paese in Italia c'è ancora molto da fare? Perché tu vivi la transessualità su te stessa ogni giorno, quindi chi meglio di te può raccontarci cosa si prova ad essere transessuale in Italia? Secondo me la gente deve vivere felice, deve stare tranquilli, deve procurare sempre vivere, non stare a pensare cosa pensano, cosa non pensano. Cosa vogliono, no, vive, sapere entrare, sapere uscire, sapere rispettare, perché a volte la gente dipende come ti vede, no? Come ti vede. Se te sei una persona educata, se te sei una persona rispettosa, se te sei una persona che lavora, se sei una persona uguale a tutti, c'è poco la differenza.
E secondo me la gente deve vivere bene. Non so se ti ho risposto proprio quello che io ho capito, magari. No, hai risposto benissimo. E in realtà, insomma, mi interessava capire, secondo te, in Italia una persona transessuale come vive, se secondo te è accettata. Però tu punti molto su questo discorso, cioè sullo stare bene con se stessi. Sempre, ma quello prima di tutto. Perché se te non stai bene con te stesso, te non stai bene con nessuno. Se te non ti accetti, te non puoi accettare altre persone, te devi accettare prima te, guardarti nello specchio e dire primo io, secondo io, e terzo viene tutto dopo, perché te sei la persona più importante di te stesso. Grande messaggio, grazie per avermi regalato questo messaggio, perché credo che sia davvero di grande profondità e soprattutto anche molto utile a chi ci sta guardando. E tra l'altro, secondo me, inconsapevolmente, con questi video che sono diventati virali, tu e anche chi li ha ripescati dal passato e li ha fatti diventare così popolari, avete contribuito ad abbattere un sacco di pregiudizi nel mondo che ci sono nei confronti del mondo transessuale, no? Perché ce ne sono moltissimi. Invece, grazie a questi video, secondo me, oggi molte persone guardano al mondo transessuale con occhi diversi, perché sono dei video molto pop, secondo me, molto leggeri, molto scanzonati a loro modo, e possono dare una chiave di lettura del mondo trans nuova. Cosa ne pensi? Allora, io penso che questi video, ma tanti di questi video, sono così spontanei, naturali, perché loro sono naturali, parlano naturalmente, rispondono naturalmente, non se ne fregano se sta parlando male, se sta parlando bene, loro rispondono, parlano, sorridono, stanno sempre felici, stanno sempre bene, capito? Io, secondo me, è un bello messaggio. Sono d'accordo. Cosa sogni per il futuro, Katiuscia? Che cosa ti piacerebbe fare da qui in poi? Allora, come stavo parlando con una mia amica che mi ha fatto la solita domanda, ho detto così, guarda che la vita è anche una scatolina sorpresa, non si sa mai. Io sono pronta per tutto, però se viene qualcosa bene, se non viene sono contenta, felice lo stesso, perché l'amore che sto ricevendo della gente, di tanta gente, è una cosa molto importante, perché a volte ci sono delle persone che hanno paura da dirti ti voglio bene, ti amo, sei una persona importante, guarda che oggi ero triste, ho guardato un tuo video, sono contento, guarda, è elevato il mio male umore. E non vuoi dire che qualcosa di buono sta succedendo. Magari per me è divertente, ma magari per quella persona che lì in quel momento sta triste o sta passando per un problema che non si sa cos'è, guarda lì, scatta una risata, guarda questa. Hai capito? A me mi fa piacere questo, da levare, da riuscire a levare un sorriso, una risata, e non lo so cosa pensano la gente, ma va bene così, per me va tutto bene. Che bello, veramente. Vorrei averti qua vicina per venirti a salutare ogni giorno, perché trasmetti un sacco di positività e di allegria. Ti mando un bacio anch'io, davvero. Ascolta, per concludere, io ho preparato un piccolo gioco per te. Ti va di giocare un attimo? Vai. Vai, allora, voglio testare la tua conoscenza sui compleanni di Bambola Star attraverso un quiz. Dai. Ok, chi meglio di te può conoscere i compleanni di Bambola Star? Ti faccio 10 domande, se rispondi a tutte e 10 non vinci niente, solo un applauso, però sei il nostro mito assoluto, la sai già, però la sarai ancora di più, va bene? Va bene. Ok, allora, prima domanda. Quale famosa cantante ha omaggiato Bambola Star in uno dei suoi compleanni? Lady Gaga. Che è venuta ispirata na nostra grande diva anche lei, la Lady Gaga. Bravissima, è corretto. Prossima domanda. Con quale automobile Bambola Star si è presentata al compleanno in cui ha omaggiato Lady Gaga? La Cadillac. Riesco a vedere che lei è arrivata con una grandissima Cadillac. Esattamente, è proprio quella, la mitica Cadillac. Per quante ore hai aspettato l'arrivo di Bambola Star al suo compleanno? 2 ore. Esattamente, e ancora ce li hai qua le 2 ore, non ti vanno giù, mi sa. Sono 2 ore. Ma perché sempre in ritardo? Cosa fa? Ah, ma è così, è una star. È una Ah, star. La mia amica è una star. se lo può permettere, va bene.
Questa è un po' più difficile. Con quale automobile Angela Anderson si è presentata al compleanno di Bambola Star? La limousine. Esatto, vabbè, ma tu hai una memoria pazzesca. Chi è che ha lavorato dalle 9 di mattina fino alle 8 di mattina per lasciare il locale così bello? Ai! Dalle 8 di mattina... Ai, ora questa ti hai mai preso. 5 secondi. 3 secondi. Non mi ricordo, guarda, potevo anche sapere, ma non mi ricordo, è passato tanti anni, e la memoria ancora funziona. La risposta corretta è Michaela Johnson. Tu sai, dalle 9 di mattina che sono qua per lasciare il locale così bello, ho lavorato fino alle 8 di mattina. Michaela Johnson, bravo. Era proprio lei. Ancora, di che questa è difficilissima. Di che colore era il top, la maglietta di Marchesa G. Simon? La Marchesa. Allora, la Marchesa. Che colori? Sì. 5 secondi. Era dorato. No! Argento. No, era bianco. Vede, ma guarda, però devo avere una memoria proprio. Ti sto mettendo alla prova. Come mi ricordi il nome? Questa non puoi non saperla. Chi è che vedevi diversa, vedevi più bella al compleanno di Bambola Star? La diva Natasha Simonini. Ti vedo diversa, sei più bella. Grazie, Catuccia. Mandiamo un bacio. L'unica. Esattamente, proprio lei, esatto. Ultime due domande, anzi tre. Chi è che augura una grande vita e una grande felicità e manda un forte bacione a Bambola Star? Allora, ci sono due. O è la Kathleen, sì, o la Bianca Denise. Sai che non è una ragazza, ma è un uomo. Un uomo? Eh sì, è proprio un uomo. Paolo? No, è Giovanni Luppoli. Ah, dai, va bene, ma in quella serata quanto ha inaugurato lei? Lo so. Ultime due. Chi è che si è fatta intervistare da te, quindi da Katiuscia, da te, mangiando continuamente una chewing gum in bocca, masticando questa chewing gum? Mamma mia, ma cosa avete guardato? Una swing in bocca. Continuava a masticare con la bocca aperta. Ah sì? Sì. E tu la intervistavi, chi è che era? Ai, mamma mia, guarda. Vado a perdere anche questa, non mi ricordo. Chi è la Julie? E anche lei è arrivata, una grandissima stella, sto parlando di lei, la Julie, bellissima. Julie, cosa auguri alla nostra grande diva questa sera, Bambola Star? A Bambola, tanti auguri. La Julie, guarda. Era la Julie. Ultima domanda, chi è la diva delle dive? La diva delle dive? Chi è la diva delle dive? Bambola Star? Esatto, è proprio lei, Bambola Star. Diva delle dive. È lei. Allora, visto che quest'ultima domanda hai risposto correttamente, posso dire che hai vinto. Ti faccio un applauso. Bravissima, hai vinto il quiz. Brava. Allora, sei tu la più preparata sui compleanni di Bambola Star, ma non c'erano dubbi. Sì, però c'è da ricordare anche che tanti anni fa la memoria ha funzionato. È vero. Sono passati 10 anni e ancora alcune cose te le ricordi molto bene. Quindi complimenti, davvero. Brava, bravissima. Grazie. Allora, non posso non salutarti senza chiederti di interpretare per Jab Media TV il tuo tormentone. Il tormentone dell'estate 2020. Wow, che caldo! Mi sembra proprio di essere a Rio de Janeiro. E sai perché? Perché oggi sono qui a parlare con te, Marco! Wow! Grazie di cuore! Grazie mille!
Grazie davvero. Allora io ricordo per chi volesse venirti a conoscere dal vivo che il 2 settembre sarai al Paciuli e il 25 settembre al Baraonda, in entrambi i casi a Milano, giusto? Il 2 settembre venite a trovarmi a Paciuli Caffè a Milano e il 25 settembre al Baraonda ci sarò io per fare l'intervista e al Paciuli Caffè facciamo tante foto, spettacolo, un po' di tutto. Si ride, si sorride. Un bacio, Katiuscia, salutami tutta la Toscana. Grazie, grazie mille, è stato un grandissimo piacere. Grazie. Grazie, anche per me. Ciao. Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto, ricorda di mettere un mi piace. Per non perdere tutti i nuovi video di Jab Media TV, iscriviti al canale ed attiva la campanella.